Good morning Genova, anzi buonasera, calispera dalla Grecia, dove mi trovo in questo momento. In particolare sono in Epiro, costa ionica, nei dintorni della cittadina di Parga. Ora vi mostro un po' di paesaggio marino, ma anche verdeggiante, come potete vedere. L'Epiro infatti è una regione molto verde e ricca di, anche di fiumi, corsi d'acqua, paludi, ed è proprio di un luogo legato ai fiumi, in particolare ai fiumi che hanno un loro percorso sotterraneo, che vi voglio raccontare qualcosa. Stamattina infatti sono stata a visitare un sito archeologico, il sito legato all'oracolo dei morti dell'Acheronte. L'Acheronte, il fiume infernale di cui parla anche Dante nella Divina Commedia. Ebbene, l'Acheronte esiste davvero, è un antico fiume della Grecia, di questa regione, e alla confluenza dell'antico fiume Acheronte con i suoi affluenti Cocito e Flegetonte, anch'essi fiumi infernali menzionati da Dante, si erge una collina sulla quale anticamente esisteva un tempio dedicato al re e alla regina degli inferi, Ade e Persefone, e un oracolo dei morti, un necromantion, un necromanteion in greco antico, necromantion, perché necros è il morto e manteion, mantion è appunto la predizione. In questo luogo molto suggestivo, su questa collinetta che di fronte ai corsi d'acqua, Acheronte, Cocito e Flegetonte, oggi hanno altri nomi, tranne l'Acheronte ha mantenuto il suo antico nome, si chiedevano predizioni sul futuro ai morti. I visitatori di questo luogo sacro arrivavano e passavano diversi giorni in camere adiacenti al tempio, venivano preparati fisicamente e spiritualmente alla cerimonia che li avrebbe messi in contatto con i loro cari defunti, a cui avrebbero chiesto informazioni circa il futuro. Oggi il sito è molto stratificato, si possono vedere i vari momenti, le varie epoche degli insediamenti fino all'epoca della dominazione ottomana. Ed è molto ben conservato, ci sono anche dei percorsi sotterranei di cui non si conosce esattamente la destinazione, molto freschi, qui ci sono 38 gradi, quindi è stato anche piacevole immergersi in questo labirinto misterioso. Perché proprio questo luogo per costruire un tempio dedicato ai sovrani dei morti, Ade e Persefone, perché i greci consideravano i corsi d'acqua con percorso sotterraneo delle possibili entrate nel mondo dei morti. Inoltre in questa regione, oltre a questi fiumi, ci sono anche molte cave, molte grotte, molti burroni. E anche questo tipo di conformazione, questa morfologia del territorio portava i greci a immaginare questi luoghi come particolarmente adatti a fornire i passaggi tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Secondo Omero, anche Odisseo avrebbe fatto la sua catabasi, cioè la sua discesa nel mondo dei morti. E l'archeologo che ha cominciato gli scavi in questa regione, l'archeologo Sotirios Dakaris, che ha cominciato a scavare qui negli anni 60, si è basato proprio sul racconto di Omero, cioè sul libro undicesimo dell'Odissea, in cui Omero racconta come Odisseo, su consiglio di Circe, arriva in una misteriosa regione dove si trova questo ingresso nel mondo dei morti, questa via possibile di incontro con i morti. Odisseo sbarca con i compagni e con una spada scava una fossa e compie dei rituali, delle libagioni. Prima offre latte e miele, poi offre vino, poi offre acqua e cosparge
la fossa di farina e in questo modo attira i morti che da sottoterra, dall'erebo, lui dice, cioè dal regno dell'oscurità, risalgono in superficie per parlare qualche momento con i vivi. Odisseo incontrerà l'indovino Tiresia, che gli predirà il futuro, e anche l'ombra della madre, che non si aspettava però di trovare morta. È quindi molto interessante come l'archeologia, come uno studioso di archeologia, si sia basato sui racconti di Omero per trovare il sito giusto, perché ha scavato e ha trovato effettivamente quello che cercava. Tra l'altro negli anni 60 si era molto diffidenti nei confronti dei testi letterari. Gli archeologi consideravano i testi letterari, dopo il periodo dell'archeologia romantica, che si era molto affidata ai racconti omerici, cioè consideravano i testi letterari come